Ci troviamo sopra Pomezzana, su una rupe panoramica, e abbiamo trovato una serie di massi incisi proprio sulla parte sommitale. Su questi massi sono presenti cruciformi e coppelle, ce ne sono veramente molti. Ci siamo accorti che questa posizione è molto spettacolare, nel senso che comunque da qui si può osservare sia il tramonto che l'alba. E siamo circondati dalle vette Apuane, praticamente da qui si vedono tutte. Quindi è una posizione strategica, diciamo, da cui forse chi ha inciso queste piattaforme riusciva comunque a praticare dei culti particolari legati proprio ai solstizi, agli equinozi, all'alba, al tramonto. Comunque è un sito propiziatorio sicuramente, perché questa è un'area che un tempo era molto antropizzata, era coltivata e qui c'erano i pastori e c'erano comunque i raccoglitori di castagne, insomma, è una zona che è sempre stata molto sfruttata. Adesso il bosco è completamente abbandonato, ma un tempo queste si vede anche proprio dalla sentieristica, ci sono tracce comunque di sentieri dovunque, molto antropizzata come luogo. E noi, ecco, questo non ce l'aspettavamo. Dal basso abbiamo visto una serie di piattaforme rocciose e siamo salite senza meta comunque, e anche con fatica. E arrivati proprio sulla sommità ci siamo accorti che queste piattaforme erano tutte incise. E quindi per noi è una gioia comunque quando troviamo i segni lasciati da chi ha frequentato questi luoghi. Poi siamo salite anche più in alto, abbiamo continuato lungo il sentiero e abbiamo trovato un'altra roccia incisa, e alzando una parte appunto di vegetazione, di muschio molto compatto. Sotto abbiamo trovato altre incisioni, coppelle e altri simboli di cui ancora non sappiamo il significato. Ecco, quindi siamo veramente molto felici quando riusciamo a trovare queste presenze comunque, questi luoghi particolari, perché se guardiamo anche dove siamo, ci rendiamo conto che appunto da qui si osservava e si aveva una visuale a 360 gradi su tutte le Alpi Apuane. Il gruppo Pangea Project vi saluta da Pomezzana.